Professor De Bernardinis, lei non me ne vorrà se cominciamo dalla dottoressa Cheli. Partiamo proprio da questo, poi naturalmente parleremo d'ambiente. Scienza al femminile, all'Agenzia Spaziale Europea, come ve la cavate? Beh, direi non male, in quanto all'ESA abbiamo avuto fino a poco tempo fa due direttori donna, uno della Stazione Spaziale Internazionale, adesso un direttore delle telecomunicazioni donna che viene dall'industria dove ricopriva incarichi importanti. Abbiamo anche un'astronauta donna, Samantha Cristoforetti, tra l'altro italiana. Ed se abbiamo... posso dirla, bravissima e tostissima. Esatto. E abbiamo anche comunque molti ingegneri donne, molti fisici, astrofisici donne, e direi siamo un po' in linea con la media europea, e avendo 19 paesi membri all'ESA ovviamente si vede una diversità anche rispetto a paesi nordici dove forse la presenza femminile è un po' più marcata quando si fanno le selezioni, e paesi del sud dove magari arrivano meno donne a candidarsi a posizioni in ESA. E all'ISPRA invece? Beh, direi molto bene, direi... In genere le donne sono direi, più brave di noi, diciamo, più capaci di lavorare in team, per esempio. In team, di sapere organizzare, di fare un passo indietro quando è necessario per far avanzare gli altri. Direi ci sono tre direttori in questo momento, ci sono tre dirigenti di prima fascia, una è una donna. Ci sono donne nei punti chiave dell'ISPRA, ad esempio nella responsabilità dei laboratori, responsabilità di materie come la qualità delle acque marine, oppure in attività come la pesca e altre cose del genere. Quindi direi che anzi, e ci sono molte giovani, che mi sembra la cosa importante. Veniamo a noi, al nostro argomento. ISPRA, allora l'abbiamo citato varie volte, iniziamo a spiegare che cos'è l'acronimo, la sigla. Beh, è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale. Di che cosa si occupa? Beh, si occupa, è un ente pubblico di ricerca che però ha due anime fondamentalmente collegate tra di loro, strettamente collegate tra di loro. Un'anima che è un'anima dedicata soprattutto alle attività di monitoraggio, controllo, ispezione dell'ambiente, quindi della misura dello stato dell'ambiente, della sua evoluzione e dei suoi trends e compagnie varie, e l'altro è la ricerca collegata a questo, ricerca. Quindi che può essere anche di base. Siete sia quelli che si occupano dei numeri dell'ambiente, sì, di come calcolarli, sia anche in parte, almeno se ho capito bene, quelli che li elaborano. Li elaborano e li trasformano in modo tale che siano sufficientemente integrati e sufficientemente sintetici per poter essere rappresentativi. E invece la direzione dell'osservazione della Terra che fa? L'Agenzia Spaziale Europea fa molto nell'osservazione della Terra nel settore ambientale, perché costruisce satelliti, li lancia e li opera. E questi satelliti, molti di questi satelliti che facciamo all'ESA, servono a monitorare la Terra e quindi contribuiscono a quello che è lo studio di tutte le tematiche collegate alla questione ambientale, ai cambiamenti climatici e quindi anche a quello che è l'evoluzione della Terra nel tempo. Siamo infatti presenti a Rio de Janeiro come osservatori in questi immaginavo. Giorni. Immaginavo. Come si fa a monitorare, per esempio, come cambia il clima? Quali sono i dati che tenete sott'occhio, se mi permettete questa immagine forse non troppo azzeccata? Le Nazioni Unite hanno una convenzione per i cambiamenti climatici. Nel quadro di questa convenzione sono state definite una serie di parametri cosiddette parametri di variabili climatiche, che hanno la possibilità di utilizzare il satellite, si avvalgono del dato satellitare per seguire l'evoluzione di queste variabili. Noi all'ESA e comunque nel settore spaziale lavoriamo su una decina di queste variabili climatiche. Queste sono il monitoraggio, ad esempio, dell'evoluzione dei ghiacci, come stiamo vedendo adesso. Lo vediamo qui perché abbiamo un satellite dedicato a questo, lo stato dell'ozono. Cioè l'evoluzione dei ghiacci significa l'ampiezza, che so io, delle calotte polari e il loro spessore, oppure dei ghiacciai. Significa, fino a poco tempo fa, l'ampiezza, che è importantissima, nel senso che monitorare su lunghi periodi quello che è l'estensione dei ghiacci è essenziale sia su terra che su mare. E nel 2010 all'ESA abbiamo lanciato un satellite che serve non solo a guardare l'estensione dei ghiacci, ma anche a vedere lo spessore dei ghiacci, e soprattutto lo spessore dei ghiacci attraverso uno strumento che è un altimetro radar, anche su